Qui al Maxi la proiezione 80 riflessioni di Romano Prodi, dentro il professore, ma anche i nostalgici prodiani. L'ultimo governo Prodi è stato un governo sottoposto a ricatti quasi quotidiani. Ogni tanto qualcuno apriva la porta e diceva: o fai questo o io domani faccio cadere il governo. Questa è l'analogia. La differenza è che Prodi aveva delle idee. Consigli dei ministri una volta venivano parlando, discutendo per delle ore, adesso arrivano, cioè, A 5 vengono fatti in minuti. 5 minuti, c'è cioè l'epoca degli SMS, di Twitter, quindi vuol dire che bisogna tornare forse alla riflessione, non alla sintesi. Ma questa alleanza con il Movimento 5 È stata una Stelle? difficoltà oggettiva, certamente è stata una grande responsabilità fare questo governo. Perché anche nei governi, insomma, Prodi, lei lo No, sa, si litigava. certo, abbiamo perso la maggioranza per un voto, però erano programmi ed erano visioni. Ci sono da fare delle riforme utili e necessarie per questo paese, noi ci mettiamo tutta la nostra lealtà e buona volontà. Però l'alleanza Naturalmente era la maggioranza, decisamente dura. si regge se c'è una condivisione degli obiettivi, dei traguardi e anche del metodo. Abbiamo fatto delle belle cose, chi verrà dopo di noi farà le stesse cose belle e forse le farà migliori, speriamo per loro. E quelli attuali? Lasciamo perdere, vediamo un velo pietoso. Seduto in platea il segretario del PD Nicola Zingaretti, alcuni ministri dei governi Prodi e la Prima Repubblica. Siamo in relax, non c'è dubbio che è e rimane l'uomo politico unico che ha vinto nel campo del centro-sinistra con il consenso popolare. Noi siamo al governo per servire le persone, punto e basta. Se si può continuare è un dovere etico farlo, però bisogna farlo. Ci Buona stanno i serata. presupposti per continuare. Assolutamente sì, se si mantiene questo rigore, questa è la cosa più importante. Sta cominciando. Quest'anno il prof compie 80 anni, non gli dobbiamo fare un regalo. Ecco Romano Prodi che ha appena terminato la visita al museo Maxi. Zingaretti ha scritto una lettera. Lei non si esprime su Zingaretti. Non mi esprimo sulla politica di oggi, ecco. Sono fuori, appunto, 80 anni. Però lei è stato un po' il padre di questo governo. No, non il padre, forse il nonno. Diciamo, ha dato una mano. Infatti io penso che sia molto importante che questo governo trovi una sua unità e vada avanti. Ma Molto l'hanno importante. un po' delusa con queste continue discussioni tra di No, loro. non vado su questo. Io dico che è importante che il paese trovi il paese e il governo trovino una loro unità.